Salut tout le monde! Oggi andiamo a vedere quali sono le preposizioni che si utilizzano davanti ai nomi delle nazioni. Cioè, come facciamo a dire in francese, abito in Italia, abito in Francia, abito in Cina. Andiamo a vedere quali sono e quando si usano. Cominciamo. Quali preposizioni si usano? Per scoprirle andiamo a vedere alcune frasi di esempio. J'habite au Portugal. J'habite en Chine, j'habite en Angleterre, j'habite aux Pays-Bas, j'habite aux États-Unis, j'habite au Brésil, j'habite au Maroc et j'habite en France. Vedete che ci sono le frasi di tre colori diversi e quindi saranno anche tre le preposizioni che si utilizzano davanti alle nostre nazioni. Abbiamo U, abbiamo O e abbiamo O. Andiamo a vederle nel dettaglio. O. La pronuncia di O e di O è la stessa, ma la grafia no, perché qui abbiamo una X, mentre qua la X non c'è. Quindi nella totalità le preposizioni che si usano prima delle nazioni, davanti alle nazioni, sono tre: en, au e u. Perciò avremo o senza la x, en, o con la x. Abbiamo scoperto quali sono, adesso andiamo a vedere quando si usano. E per fare questo ci occorrono alcuni esempi. Partiamo dalla preposizione o. In francese si dice au Brésil, au Portugal, au Canada, au Japon, au Perù. Che cosa avranno in comune il Brasile, il Portogallo, il Giappone, il Canada, il Perù? Che sono tutte nazioni maschili. Quindi, io utilizzerò la preposizione o davanti a una nazione maschile. Andiamo invece adesso a vedere quando utilizzo la preposizione o. Anche in questo caso facciamo degli esempi. In Francia sarà en France, in Italia, en Tunisia, en Turchia. Quindi in Francia, in Italia, Tunisia e Turchia. E che cosa avranno in comune Francia, Italia, la Tunisia, la Turchia? Che sono tutte nazioni femminili. Quindi davanti a nazioni femminili io utilizzerò en. Vediamo però che si dovrebbe dire anche en Egypte o bien en Israël. Eppure Egitto ed Israele sono nazioni maschili. Allora perché utilizzerò? Perché sia Egitto che Israele iniziano con una vocale. Quindi davanti alle nazioni di genere maschile, ma che iniziano con una vocale, io utilizzerò en. Perciò, riassumendo, la preposizione en si utilizza davanti a una nazione femminile oppure davanti a una nazione maschile che inizia comunque con una vocale. A questo punto rimane solo più la preposizione o con la x e quando si utilizza? Io dirò aux États-Unis, aux Pays-Bas, aux Philippines. E allora che cosa hanno in comune queste nazioni? Che, come vedete dalla sottolineatura, terminano tutte con una S. Il fatto che terminino con una S implica che queste nazioni sono tutte plurali. Quindi io utilizzerò la preposizione o davanti alle nazioni plurali, che distinguono appunto perché terminano con una S. Adesso però abbiamo un problema: come faccio a distinguere se sono o no, se sono maschili o femminili, le nazioni non plurali? È molto semplice, perché è sufficiente tradurle in italiano, il genere è proprio lo stesso. Vale a dire che se io devo dire Germania, in italiano è la Germania, quindi è femminile, anche in francese è l'Allemagne. Quindi abito in Germania si dirà j'habite en Allemagne perché devo utilizzare la preposizione en, visto che Germania è femminile. Il Perù
è maschile in italiano, quindi si dirà le Perù in francese, perciò sarà abito in Perù, j'habite au Perù. Quindi le nazioni sono maschili o femminili esattamente come in italiano, perciò per scoprire il genere è sufficiente tradurle. Naturalmente a tutto questo ci sono delle eccezioni, ce ne sono diverse, noi andiamo a vedere soltanto quelle dei paesi europei, perché sono quelle che più facilmente potremmo trovarci a doverne parlare. Le Danemark, la Danimarca, che in francese è maschile, e la Belgica. La Belgique, il Belgio, in francese femminile, mentre in italiano è maschile. Quindi le Danemark, la Belgique sono eccezioni, perché il genere, invece di essere quello italiano, è al contrario, cioè l'inverso. Adesso andiamo a vedere se avete capito. Prima di cominciare l'esercizio andiamo a vedere, a ripassare un attimo. Allora, o davanti a nazione maschile, o davanti a nazione femminile, o maschile purché inizi per vocale, o davanti alle nazioni plurali. J'habite Autriche. Autriche è una nazione femminile, Austria, quindi essendo femminile, la preposizione sarà o. J'habite en Autriche. Tu habites Mexico. Mexique significa Messico, il Messico maschile. La preposizione che io inserirò sarà o Mexique. Elle habite Cina. Cina significa Cina, femminile, la Cina. Donc, en. J'habite en Chine. Vous habitez Canada. Canada è maschile, come in italiano, si dice il Canada, quindi la preposizione adeguata sarà au. J'habite, vous habitez, pardon, au Canada. Infine, j'habite Bahama. Vedete che finisce con una S, questo ci fa capire che Bahamas sono comunque una parola, una nazione plurale. Donc, o con la X. E qui, facendo uno schema riassuntivo che ci chiarisca un po' tutto, noi abbiamo visto che le preposizioni davanti alle nazioni saranno tre, o davanti a nazione maschile, o davanti a nazione femminile o maschile purché inizi per vocale, o davanti a una nazione plurale. È irrilevante se la nazione plurale è maschile o femminile. Quando una nazione è plurale si mette per forza o con la X. Non c'è altro modo. Le nostre preposizioni sono finite, ma noi andiamo ancora a vedere l'ultima preposizione che non si mette davanti alle nazioni, ma davanti alle città. Cosa metterò davanti alle città? Anche in questo caso è facilissimo perché noi ci basiamo di nuovo sull'italiano. La preposizione davanti alle città è la stessa, infatti, che utilizziamo nella nostra lingua. Io abito a Imperia, quindi la preposizione sarà a. Ricordatevi che in francese bisogna mettere l'accento grave su questa A. Quindi abito a Imperia sarà J'habite à Imperia. Con questo noi abbiamo concluso la nostra lezione e ci vediamo la prossima volta.